impegno. C'è un rischio usura per 1.200.000 italiani, famiglie e imprese in difficoltà che da anni faticano a ripagare prestiti e mutui e che ora non hanno più come interlocutore la banca da cui ottennero quel denaro, ma società di recupero crediti, spesso grandi gruppi internazionali specializzati. È l'altra faccia dell'operazione pulizia chiesta alle banche italiane, ma anche del resto d'Europa, da BCE e Commissione Europea. Alle banche si chiede di liberarsi appunto dei cosiddetti non performing loans, crediti difficili da riscuotere, insomma, per poter ridurre i rischi finanziari. L'operazione è partita da anni e sta dando i suoi frutti. Dal 2014, calcola Bruxelles, la quota di crediti deteriorati in pancia alle banche dell'Eurozona si è ridotta del 50% e in Italia del 21,5% solamente nell'ultimo anno. Per le banche è in parte un problema, perché per fare presto il limite è 7 anni, meno di quanto duri una causa civile, il rischio è che questi crediti vengano svenduti, cioè ceduti a terzi a prezzi molto più bassi di quanto si potrebbe incassare un giorno. Ma a lanciare l'allarme, arrivando a parlare di rischio usura, è il sindacato dei bancari. C'è un rischio paese molto forte, sia per le piccole e medie imprese, sia per le stesse famiglie che per le singole persone. Quindi diventa indispensabile a questo punto una legge dello Stato a tutela della povera gente e delle piccole e medie imprese che corrono il rischio di essere strangolate da queste società specializzate nel recupero crediti. A livello geografico è il nord-ovest l'area più toccata dal problema. È qui che si concentra il 33% dei 360 miliardi di euro di crediti deteriorati in Italia. Seguono Italia centrale con quasi il 28%, il nord-est con il 25%, sud e isole. Quanto al valore dei crediti, oltre il 60% dei clienti in crisi ha debiti da ripagare tra i 250 e i 30.000 euro e solo il 7,4% deve restituire tra i 75 e i 125.000 euro.